di andare! Non riuscirai a sfuggirci! Ti ho detto di fermarti! Voi due andate a prendere quei soldi! Svelti! Subito, capo! Muoviamoci! Trattarmi così solo perché sono nato cane. Don Ben ha ragione. Facciamolo salire. Oh, avanti, Don Ben, non lamentarti tanto. Meglio così che a nuoto, non credi? Attento, su, che stai parlando del mio cane. Ci sono molto affezionato. Cosa hai detto, piccolo presuntuoso? Io non ho padroni, capito? Ah, ah! Questa te la farò pagare, stupido cagnaccio! Oh, un chimone in acqua. Ah! Ehi, voi, datemi una mano, prego! Un uomo in mare! Deve essere annegato. Quell'uomo non è annegato. È stato ucciso con una spada. Già, l'ho visto, Suke. Probabilmente sarà stato assassinato dai suoi stessi compagni di gioco perché è scoperto a barare. Ehi, Yokoto, è stata un'esperienza terribile, vero? Mm-hmm. Chissà dove sono Sutemaru e Donbei. Ah, Don Be, sei un disastro. Per colpa tua mi sono bagnato tutti i vestiti. Ti meriti una bella punizione, quindi niente cena. Ehi, cagnaccio, dove stai andando? A bere un po' d'acqua per riempirmi lo stomaco. Sempre il solito egoista. Anch'io ho fame. Ehi, Don Be, che ne diresti di andare a cercare qualcosa da mangiare? Il mio stomaco reclama. Sutemaru! Guarda che cosa ho trovato. Fa vedere. Sono soldi, dove li hai trovati, Don Ben? Tra quelle canne. Evviva, capitano, a proposito, con questo potremo comprarci un sacco di cose da mangiare. Spiedini di carne, riso. Evviva. Stasera faremo una cena fantastica, fratello. Ehi, che ti prende, Don Ben? Scappiamo presto, andiamoci. Ehi, tu, metti via le soldi, quell'uomo deve essere il proprietario dei soldi. Fermati, ladruncolo, aspetta. Credati, non deve prenderci. Sutemaru, Don Be, Sutemaru, dove vi siete cacciati? Ehi, attento, ma dove vai? Ho voglia di fare una corsa, non preoccuparti, ci vediamo dopo. Maledizione, quell'ammasso di muscoli non ci voleva. Mi sembra la locanda giusta per festeggiare. Cameriera, prepara un tavolo. Ci sono due clienti in arrivo. Ehi, ragazzaccio, fermati, dove vai? Siamo arrivati. Fai uscire subito quel cane. Non vi preoccupate per lui, ci porti da mangiare. Abbiamo una fame da lupi. Quanti soldi. Sì, certo, vi servo subito, signori. Padrone, ci sono due nuovi clienti. A quanto pare c'è chi si diverte là dentro. Dal chiazzo che fanno sembrano dei bambini come te. Piantala di provocarmi. Smettetela voi due. Non riesco proprio a capire dove sono finiti Sutemaru e Don Ben. L'ultima volta che l'ho visto era in groppa al suo cane e si dirigeva da questa parte, ma credo che non sia ancora arrivato. Ehi, abbiamo ancora fame. Cameriera, ci porti dell'altro riso. Non ho mai mangiato delle cose così buone. Sono eccezionale. Voglio mangiare fino a scoppiare. Non sono mai stato così felice. Ti confesserò un segreto, caro fratello. Ho sempre sognato di fare una buffata come questa. Anch'io! Un po' di contegno, fratello. Speriamo che sia di vostro gradimento. Su questo non ci sono dubbi. Pronti? Questa mangiata me la ricorderò per tutta la vita. Viva il cuoco! Quel bambino, oltre a essere un ladro, è anche un maleducato. Buono, buonissimo! Credo di aver mangiato troppo. Anch'io! Ecco il conto, signori. Grazie, questo è per voi, ma voglio il resto, d'accordo? Oh. Ah, ve lo porto subito. Ma che diavolo! Maledetti, questo denaro è falso. Pensavi che non me ne sarei accorto, mascalzone? Questa non ci voleva. Ti farò mettere in prigione, ragazzo. No, per favore, non sapevo che fosse falso. L'ho trovato per terra.
Devo fare qualcosa, non posso rischiare. Lasciatemi andare, signore! No, meriti una punizione. Ehi, tu, aspetta. Ehi, ma che cosa vi ho fatto, signore? Niente. Voglio il denaro che ti ha dato quel ragazzo. Non vi conviene, è falso. Non vi servirebbe a niente, credetemi, proprio a niente. Bastardo, perché l'hai picchiato? Tirate su! Padrone! Padrone! Padrone, dove siete? Oh, non è possibile! Il padrone è stato ucciso! Assassino! Credete che sia stato io? Andiamocene, Don Ben. Accidenti, che botta! Con questa corsa che abbiamo fatto, ho già digerito tutto quello che ho mangiato. Maledizione, ho corso un bel rischio per quel denaro falso. Per colpa sua stavo per finire in prigione. Devo assolutamente scoprire da dove proviene. Andiamo, Don Ben. Sì, vengo. Metterti al lavoro. Dopo la buffata è il minimo che tu possa fare. Perché solo io? Anche tu hai mangiato. Naso a terra e trova una traccia. Chiuda per bene. Secondo te cos'è? Te lo dico subito, Don Ben. Ma questo è sangue. Cosa? Siete sicura che quel bambino e il cane hanno pagato il conto con denaro falso? Certo, quel ragazzo si comportava in modo strano. Ho sospettato subito di lui e non avevo torto. Allora tutto quel chiasso che abbiamo sentito provenire dalla locanda erano loro. A quanto pare sembra proprio di sì. Ma come hanno fatto a procurarsi quel denaro falso? Da come ne parlate mi sembra di capire che li conoscete. Oh no, chi? Il bambino con il cane? Per me li conoscete benissimo, perciò saldate il conto altrimenti avvertirò il commissario. D'accordo, ma smettete di urlare, signora. Se era veramente Sutemaru, pagherò io per lui. Sutemaru e Don Bè, si chiamavano proprio così quei due ladri. Potreste essere suoi complici e pagare con soldi falsi. Ehi, ma che state dicendo? Sapete chi è questo signore? Lascia stare, Suke. Avrete quei soldi, ma vorrei sapere chi è stato ad uccidere il padrone della locanda. Si chiama Izuki Daiachi, è il proprietario di una casa da gioco nel Tempio Azuko vicino al bosco. Bene, il Tempio Azuko. Credo che sia il caso di andare a dare un'occhiata a quel posto. È uguale a quello che hai trovato vicino al fiume. Bravo. E così ne hai trovato un altro, eh? Tu sei quello che ha ucciso il padrone della locanda. Stai zitto, idiota, e dammi quei soldi prima che ammazzi te e quella brutta bestiaccia. Ehi, voi, venite qui! Sì, capo. Maledetti bastardi! Fuori i soldi, ladruncolo, altrimenti... Scendi immediatamente da lì! Don Bè, vieni qui! Vengo! Non riuscirai a prendermi i soldi! Non insistere, sono più in gamba di te. Don Bè, vieni qui. Prendilo al volo. Bravo, Don Bè. Bastardo. Credete che quella banda di falsari si nasconda in questo bosco? Proprio così, Suke, e dobbiamo assolutamente andare fino in fondo a questa faccenda. E perché, signore? È una cosa che riguarda il commissario. Quell'uomo che abbiamo trovato morto nel fiume era un falsario, ma non per sua volontà. Era stato costretto a farlo.
colpito alle spalle. Stava fuggendo dal tempio per portare le prove al commissario. Ora capisco. Nella corsa deve aver perso dei soldi e Sutemaru li ha trovati. Il padrone della locanda è stato ucciso perché voleva portare i soldi falsi alla polizia e così avrebbero scoperto tutto. Dove sei stato, Don Bè? Questa è la prova che la mia supposizione è esatta. Altri soldi falsi. Don Bè, sai dirci dove sta Sutemaru? Come mai non state insieme? È forse successo qualcosa? Bene, così il Tempio Azuko, oltre ad ospitare una casa da gioco, è anche il covo di quei falsari, eh? Bene, io vado a cercare Sutemaru. Mi fai da guida, Don Bè? No, Kotex. E perché mai, signore? Perché abbiamo a che fare con gente molto pericolosa. Manderò Don Bè a chiamarti quando sarà tutto finito. Ma io sono preoccupata. Stai tranquilla, ti riporterò Sutemaru sano e salvo. Me lo prometti? Sì, certo. Insopportabile, perché non lo uccidiamo subito, capo? Perché quel cagnaccio avrà sicuramente portato i soldi a qualcuno giù in paese. E lui ci servirà come ostaggio. Comunque sia, è antipatico. Ehi, capo, per me è stato un vero errore uccidere il padrone della locanda. Dai, tranquillo, fratello, finché rimaniamo nel tempio siamo al sicuro. Nessuno può toccarci qui dentro. Già, ma presto qualcuno verrà a cercarci e dobbiamo essere pronti ad accoglierlo. Vai via, via! Ha fiutato qualcosa. Questo è il posto dove quell'uomo ha preso il denaro. E quello è il tempio che cerchiamo. Chissà se Sutemaru è rinchiuso là dentro. Aspetta! Accidenti, non riesco a slegarmi! E voi, invece di fare solo coccodà, perché non venite ad aiutarmi? E no, adesso basta! Sta arrivando qualcuno. Capo! Capo! Ehi, fermati! Fermati, aspetta! Qui non si può entrare, ragazzo. Sono venuto a prendere Sutemaru. Dove l'hai nascosto? Facciamo le cose con calma, Kaku. Signori, sono qui per parlare con il vostro capo riguardo il denaro falso. Non c'è bisogno di spiegazioni. Porta qui, ragazzo, presto. Sì, capo. Cosa volete fare con quel bambino? Oh, è molto semplice. Voi mi restituite i soldi e io vi consegno il ragazzo. L'avete preso come ostaggio, eh? Non posso crederci. Vi servite di un innocente. Siete delle bestie immonde. Attento a come parli, vecchiaccio. Idiota! Beh, devo dire che ho fatto proprio un bel lavoro. Questo sotterraneo è l'ideale per nascondere una zecca clandestina. È vero, il merito è tutto vostro, se abbiamo potuto realizzarla. Senza di voi saremmo ancora dei poveri scommettitori. Vi ringrazio, siete molto gentili. Ma adesso passiamo al motivo della mia venuta qui al tempio. Mi servono altri soldi per continuare i lavori. D'accordo, signor Oba. Ehi tu, porta il denaro. Eccolo. Non cercherete di imbrogliarmi, vero? Siamo sulla stessa barca, amico. State tranquillo, signore. Quei soldi sono proprio veri. Non potrei fare una cosa del genere a chi mi ha permesso di diventare ricco. Credi di intimorirmi?
Capo, quel maledetto ragazzo è fuggito! Questa non ci voleva. Lo cercheremo dopo aver tolto di mezzo i suoi amici. Siamo? Incominciamo. Non mi ci vorrà molto per spazzarli via tutti. Prendi questo! Vai a chiamare gli altri, presto, presto! Sì, capo! Ehi, tu, dove credi di andare? Stai attento, Sotemaru! Non preoccuparti, io so badare a me stesso! Maledizione, sono rimasto solo! Fermati, bastardo! È entrato lì dentro, dobbiamo raggiungerlo! Va bene! Mi raccomando, signor Kumon, siate prudente. Va bene, siete tutti qui, eh? E non crederai di cavartela così. È qui che fabbricavano il denaro. Kaku, occupati dei prigionieri. Tieni, questa è per te. È proprio quella che ci voleva. Dombe, vai a prendere Okoto e portala qui. Sì, sì. Akaneno. Quest'uomo è pericoloso. Sta crollando tutto! Aiuto, aiuto! Aiutate questa gente, presto! Venite tutti dietro di me, svelti! Sono tutti in salvo? Sì, non manchi che tu! Arrivo! Mettete i soldi al sicuro, presto! Sì, capo! Ehi, voi, aspettate! Quei bastardi hanno ucciso i miei uomini. Ora le nostre vite dipendono solo dall'abilità della tua spada. Ti infilzerò come un pollo! È un maestro con la spada. Chi è che volevi infilzare, bastardo? Stai bene, Suke? Sì, ora occupiamoci degli altri, andiamo. Con molto piacere. Nessuno può entrare nel tempio senza il mio permesso. Sono irresponsabile e vi ordino di andarvene. Taci, bastardo, non prendo ordini da un falsario, anche se si nasconde sotto le sacre vesti di un prete. Ehi, voi, gettate le spade a terra. Felice di vedervi, commissario. Benvenuto, signore. Siete arrivato in tempo per arrestare questa gente. Smettetela di dire idiozie. So benissimo che se devo arrestare qualcuno, quel qualcuno siete proprio voi. Ma signore, vi state sbagliando. Ora basta. Sono morti troppi innocenti per colpa della tua avidità. È ora che qualcuno ti punisca come meriti. Con che diritto ti immischi nei miei affari, vecchio? Col diritto di chi possiede il distintivo del nostro onoratissimo e amato Shogun Mitsukunimito. Inchinatevi innanzi a lui e veneratelo come si fa con un dio. Prostratevi e sperate che la sua magnanimità vi salvi la vita. Oh, perdonatemi. Arrestate quei delinquenti, presto! Allora volete morire, eh? Vi prego, signore, perdonaci. Stai bene, Sotemaru? In perfetta forma.
Sutemaru, Dombè! Cosa vuoi, nonno? Meritate anche voi una punizione. Trovare del denaro e non restituirlo è come rubarlo. Perciò questa sera niente cena. Niente cena? Va bene, d'accordo. Ha 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 ha